Dzeko, limite l'area di rigore, Dzeko, c'è tutto solo Mkhitaryan, Dzeko gli dà il pallone, no! Interviene la difesa del Bayern, bravissimo in questo caso Kimmich a intervenire, a stoppare il pallone e l'assist di Dzeko verso Mkhitaryan. Stavo dicendo, due tiri dal limite dell'area di rigore da parte del Bayern, uno proprio di Kimmich, bravo Onana a distendersi per due volte alla sua sinistra e a parare il tiro. Poco fa invece l'occasione di Coman con questo lancio lungo, Coman riesce a saltare tutta la difesa sul filo del fuorigioco, su questo lancio lungo arriva per primo, entra in area dalla destra, Onana va a chiudergli un po' lo specchio in una mezza uscita, prova il pallonetto Coman, palla presa male, altissima sopra la traversa, mentre invece l'Inter ha avuto l'occasione per passare in vantaggio proprio 30 secondi prima l'occasione di Coman. Intanto Çalhanoğlu perde il pallone, può ripartire il Bayern con Lautaro ben imbeccato da Dzeko sull'out di destra. Lautaro scatta in mezzo ai due centrali del Bayern, riesce a anticiparli di testa, si porta avanti il pallone, prova un diagonale su cui Neuer posa lo sguardo, capisce che la palla sta uscendo e la fa uscire un metro alla sua destra. Comunque Bayern molto molto pericoloso, l'Inter si è fatta vedere dalle parti di Neuer con Lautaro. Ottavo di gioco, Bayern in possesso di palla, dimmi tu. Sì, Zul, sensazioni le primissime, insomma, il Napoli partito fortissimo e l'Inter anche, mi sembra Napoli che comunque se lo stia giocando. Il rigore c'era nettamente, Liverpool è un po' in difficoltà in questo inizio di stagione, però è sempre il Liverpool, quindi sta facendo un bel inizio il Napoli. In questi 25 minuti, ma dà la sensazione di subire molto la velocità e il possesso e la fisicità del Bayern, che sembra andare un po' al doppio, sembra più che altro che il Bayern stia aspettando il momento giusto per... E salta Onana! Gol del Bayern! Onana prova ad andare in chiusura, Sané lo salta e con il destro deposita in rete, 1-0 per il Bayern. Passa in mezzo, non è fuori gioco, stoppa poi in maniera perfetta il numero 10 del Bayern, salta il portiere. Un po' di fortuna perché stoppa il pallone e la palla gli va a rimbalzare sul petto e si aggiusta proprio lì. Addirittura gli rimbalza sul mento, petto, riesce a tenerla lì, però il buco Fabio della difesa. Sfilare di lato e quando se ne accorge è troppo tardi, però onestamente capisco Filippo che dice troppo facile così, azione con un buco difensivo, però onestamente abbiamo assistito a 25 minuti di matto, ma sta giocando solo il Bayern. Era lato corto destro dell'area, ancora indietro per Goretzka, va a cercare Sané che può girarsi in mezzo a 3, 1-2, Sané, Coman, Sané, tutto bellissimo e gol del Bayern, 2-0. Mamma mia, bellissimo, ma noi guardiamo. Sono entrati i pali. Noi guardiamo, i pali. Quattro triangolazioni. Azione stupenda del Bayern, bello, è chiaro che l'Inter ha fatto da spettatrice, ha ragione Filippo, ha guardato il Bayern che giocava questo pallone, dire stupenda. Poi c'è anche un po' di sfortuna perché questo è autogol, la palla gli rimbalza addosso. Sulla linea. Autogol di D'Ambrosio che avrebbe avuto la possibilità di spazzare, si coordina male e la butta in porta. 2-0 dunque per il Bayern e insomma adesso diventa veramente durissima, anche perché da qualche minuto la sensazione è che la spinta dell'Inter si fosse comunque un po' attenuata. Però posso dire, è come ieri sera sul gol di Mbappé, no? Cioè io capisco Filippo, perché anche ieri sera hanno detto Danilo e Paredes guarda, però ragazzi quando uno ti fa un'azione del genere, possiamo dire che hanno fatto un gol della miseria o no? Vabbè, sul secondo sul pallone, ma su questo non avevo dubbi. Correa davanti alla porta, deve solo guardare il portiere, batterlo, tira 3 metri fuori da solo. Non so che hanno sti ragazzi. Di Marco, all'indietro, Gosens, si torna su Onana, 86 di gioco, c'è molto di cui riflettere, soprattutto capire perché l'Inter in questo momento ha una condizione fisica così precaria, in così tanti giocatori, cioè, non è una roba normale al 7 di settembre, quanti ne abbiamo? E adesso hai il Toro, Toro e Udinese. Speriamo non si sveglino proprio lì in quel momento. Sabato Inter-Torino diventa una partita anche e poi delicata, vai a Udine. Mi pare che l'Udinese sia in brutte condizioni. Dopo ne parliamo di questo, dopo la partita ci sarà modo ovviamente per commentare tutto. Noi adesso ci fermiamo, torniamo allora per il finale e poi per vivere tutta la fase dei commenti del post. Sì, 15 secondi alla fine, c'è un fallo a metà campo a favore dell'Inter, ancora su Lautaro, l'arbitro mette il fischietto in bocca, probabilmente fischierà la fine.
a breve, guarda l'orologio, Brozovic porta palla, finisce qua, Bayern Monaco batte, il Bayern Monaco batte l'Inter 2-0 a San Siro, vittoria strameritata, l'Inter è alla terza sconfitta in 6 partite in questo inizio di stagione, non ci sono stati progressi rispetto agli altri due big match, molto male, bisogna invertire la rotta perché così non va assolutamente bene. Paolo, insomma, è chiaro che stasera affrontavi una squadra superiore, tutto, sì. Però ha ragione Filippo, 3 sconfitte in 6 partite stagionali non è una cosa normale per l'Inter. Ha raccontato splendidamente la partita, come effettivamente si è sviluppata. Io avevo visto l'Inter 2 volte, sia a Lecce che nel derby, in cui era entrata un po' in partita, poi era uscita clamorosamente per rientrarci alla fine. Oggi non c'è entrata proprio, sia perché il Bayern e le squadre, con tutto il rispetto, di Milan, Lecce, cui facevo Lazio, facevo riferimento, è superiore, ed è una squadra di livello superiore, un gradino superiore senz'altro alle migliori italiane, però l'Inter ha problemi sostanziali importanti, ha problemi nel suo DNA, soprattutto in fase difensiva, e non mi riferisco ai difensori soltanto, ma come fa la fase difensiva? E poi c'è Brozovic soprattutto che non sta facendo quel gioco importante, decisivo, fondamentale, che da centromediano metodista ha fatto come migliore in Italia negli ultimi anni. E questo si è visto chiaramente, diciamo, sono carenze importanti. A Simone Inzaghi è stato anche chiesto più volte di trovare l'antidoto giusto, ma lui ha risposto che non è in grado ancora di sapere quali sono i mali dell'Inter. Ma è chiaro che dopo questa terza sconfitta nelle ultime 4 partite, la terza su 6 partite giocate, rimane soprattutto un valore da verificare assolutamente importante per sapere se la squadra può uscire da questa situazione, perché deve uscire il più presto possibile in quanto incombono partite difficili di campionato, abbiamo visto Torino e Udinese per le prossime, ma sostanzialmente anche in Champions deve incontrare forse il Barcellona. No, il Victoria Pilsen prossima, gara da vincere a tutti i costi, certamente. Questa per l'Inter, insomma, abbiamo visto il Victoria stasera. Però incontrerà poi il Barcellona in un doppio sconfronto, immagino, sì. In cui si gioca tutto. Sì, già dopo, insomma, 5-1, lo stiamo vedendo qui, certo. Questa è la classifica del gruppo. Allora, andiamo anche da Gianluca perché arriva il fischio finale al Maradona. Sì. Finita 4-1, punteggio completato nei primi minuti della ripresa, bracci davvero di grande sportività tra un menomato Spalletti che ha seguito la partita un po' in piedi con la cruccia, un po' sulla sedia, e Klopp, sempre grande per play da parte di Klopp. 4-1 per il Napoli, un Napoli stratosferico, uno stadio meraviglioso, una partita davvero dove non c'è stato nulla di sbagliato. Il Napoli ha fatto una partita davvero incredibile, ha strameritato questa vittoria. Fin dall'inizio ricordiamo il palo di Osimhen, il rigore sbagliato, il salvataggio sulla linea, 4 gol. Cioè, ragazzi, voglio dire, davvero incredibile. Uno poi si è perso nei gol del Napoli, nel gol del Ciolito alla sua prima apparizione dal primo minuto, fa gol nella doppietta di Zielinski ritrovato. Poi è entrato Olivera, ha sostituito Mario Rui, la profondità di questa rosa. Ragazzi, adesso bisogna stare calmi, sabato ce lo spezzo. Gianluca, scusa, hai dimenticato una cosa, ancora più importante di tutte queste che hai detto. Avete annullato la regia illuminata di Arturo. Ma ha giocato poco, è entrato alla fine. Aveva poco, dai Claudio, pochi minuti per Arturo. Quindi non è giudicabile, dai, mettiamola così. Klopp saluta tutti i giocatori del Napoli, Klopp, grandissima sportività, un personaggio di spessore davvero enorme, Osimhen in tuta, cammina, ma ovviamente aspettiamo domani, abbraccio Spalletti Salà, ovviamente ricordando i tempi della Roma, e abbraccio soprattutto a fine partita di 55.000 spettatori ai protagonisti di questa grande partita del Napoli, e Klopp va a salutare anche i suoi tifosi. Beh, posso aggiungere una cosa? Certo, comunque certo, è proprio un grande orgoglio per il Napoli e per Spalletti, perché comunque il Napoli sono 2 stagioni che non entrava in Champions, sì. Spalletti è da dicembre 2018 con l'Inter che non riprovava l'ebbrezza della Champions League, e un esordio del genere comunque non può che essere che da lode. Assolutamente, credo che non ci siano dubbi sul fatto che il Napoli stasera ha fatto una grandissima impresa al netto poi delle difficoltà del Liverpool. Pensa che De Laurentiis se lo voleva mandare via. Sì, se ne è parlato tanto in primavera, anche con Gianluca lo abbiamo fatto. Tornando invece all'Inter, Fabio, i problemi vanno al di là di questa sera.
Assolutamente, ma Filippo ce l'ha già detto bene, cioè è la terza sconfitta, a parte nelle ultime quattro partite. Ogni volta in cui l'Inter deve affrontare un avversario minimamente strutturato va in difficoltà, perché è riuscita a vincere con tutto il dovuto rispetto, Cremonese, Spezia e Lecce. Lecce al 95esimo, tra comunque, ma guardiamo solo il risultato, comunque ha vinto, però sono tre squadre che hanno degli evidenti limiti di qualità complessiva rispetto a squadre di alto livello. E attenzione che con la Cremonese hai concesso un sacco di occasioni gol. Comunque l'hai vinta, però, no, però per dire. Il tema è vinci quando affronti squadre che sono nettamente inferiori dal punto di vista qualitativo. Quando devi giocare con squadre che sono, non diciamo il Bayern che è oggettivamente una squadra di livello top europeo, ma anche Lazio e Milan che dovrebbero essere, se sei l'Inter, squadre ampiamente alla tua portata, ha preso tre gol alla volta e stasera è andata bene che ne ha preso solo due. Se vogliamo cercare un pizzico di ottimismo per i tifosi interisti, direi che a parte quell'episodio in cui si è fatto scivolare il pallone e ha fatto correre un brivido, Onana ha dimostrato di essere uno di personalità e che è già pronto a giocare titolare, ma credo che in questo momento sia l'unica scarsa consolazione per i tifosi interisti. Beh, sì, non è scarsa, perché dopo aver avuto tre anni di difficoltà in porta c'è qualcuno che ti fa vedere che è pronto, quindi non è scarsa. Sì, però se hai un portiere che ti fa vedere che è pronto, ma davanti hai una difesa che è andata in crisi, però... e soprattutto, come dicevamo prima con Paolo, una fase difensiva di centrocampo che è inesistente, una cosa inguardabile, ecco che non basta il portiere. No, beh, ho capito che non basta, però è un problema che abbiamo avuto per tre anni, se finalmente lo riesci a risolvere... Devi risolvere il problema alla volta. Infatti, cioè, no, è vero, è così. Devi risolvere un problema alla volta. Io credo che, il resto si possa risolvere, sai, se poi non hai... Se tu dici, va bene, devo risolvere il problema del portiere, però non hai la possibilità di risolverlo perché non hai un altro portiere, avevi Radu l'anno scorso, allora lì è un problema irrisolvibile. No, sai cos'è? Quello della squadra lo puoi risolvere, lo hai dimostrato l'anno scorso. Sai cos'è la cosa strana? E chiedo a te, perché ovviamente io non frequento. La cosa strana è che è lo stesso allenatore dell'anno scorso, è più o meno la stessa squadra dell'anno scorso. No, adesso è la stessa, se togli i pesi, non c'è, quindi è la stessa l'anno scorso. Cioè, mi sembra strano non vedere quello che si vedeva comunque l'anno scorso, cioè aggressività, aiuto, difesa abbastanza imperforabile. Cioè, sembra un'altra squadra. Sembra strano anche a me, ma poi non capisco alcune cose. A Brozovic non funziona, la società ti ha preso Aslani come vice Brozovic. Oggi non hai voluto far giocare Barella, non so se ha qualche problema fisico, non credo. Ma puoi fare entrare Gagliardini al posto di Aslani? Aslani è uno di cui avrai bisogno, no? Perché comunque è un giovane che ha bisogno. Sul 2-0, a 20 minuti alla fine, un quarto d'ora dalla fine, ti serve più far fare esperienza a un giovane su cui poi dovrai puntare come Aslani, o a far giocare 20 minuti Gagliardini, un quarto d'ora Gagliardini, che in questo momento non ha nessun tipo di senso, no? Io lo definirei Gagliardini acquisto in più per questa partita. No, certo. Niente, non ti fa interdizione, non ti fa costruzione, non riempie l'area di rigore perché tanto non ci arrivi. Cioè, qual è il punto? Fai giocare Aslani, fagli mettere i minuti nelle gambe, fagli fare esperienza internazionale. Ti servirà Brozovic in questo momento, è giù di condizione, ti potrà servire Aslani, l'hanno preso apposta. Mi vuoi dire che non lo vede? Ma l'avrà chiesto lui, ma io spero che quando l'hanno... Io l'ho definito, cioè non l'ha fatto giocare neanche con la Cremonese. L'ho definito già allora, avendolo visto a dicembre da Andrea Zoli, il miglior centrocampista del scorso anno dei giovani. Ma l'Inter ci ha investito, ha speso 14 milioni per Aslani, ma non è vale che ha speso tutti 2 lire. Aslani per... vale tutti completamente. Appunto, quindi io dico, nel momento in cui la società, insieme all'allenatore, perché hanno scelto insieme, è andata a prendere Aslani e ha investito su Aslani, tu in questo momento hai la possibilità di spendere in 0 e per Aslani hai speso 14, forse quindi hai investito. Forse in Inzaghi, A me sembra di sì. Però Aslani va fatto giocare, perdonami. Cioè, sì. Aslani lo devi far giocare. Gagliardini sta fuori, perché un quarto d'ora Gagliardini non serve a niente oggi. Sta fuori e metti minuti nelle gambe a Aslani, li fai fare esperienza. Che ne ha bisogno? Marianna? Comunque no, visto che Filippo prima parlava anche di calo psicologico, effettivamente questo è molto vero, perché una qualità che aveva l'Inter sia all'epoca di Conte, ma soprattutto l'anno scorso, era la capacità di per recuperare il risultato, perché spesso e volentieri, per ricollegarmi al discorso che faceva prima Fabio, anche con le squadre più blande, diciamo di classifica, andava sotto di un gol e poi magari aveva la capacità nel secondo tempo di raddoppiare il risultato, di vincere e portare a casa la vittoria. E questo effettivamente manca, e anche il fatto di non saper mantenere, perché nel caso del derby è in vantaggio, quindi
non sei riuscito nemmeno a chiuderti, a gestire il possesso palla. O a Roma, se vogliamo, non eri in vantaggio, però l'avevi ripresa la partita, sì, di 1-1. Subito dopo hai avuto l'occasione di Hai avuto l'occasione per andare in vantaggio, quindi non è, effettivamente non è riuscita. Gianluca, tu ovviamente stasera hai guardato il Napoli, quindi non hai visto Inter-Bayern, però che spiegazione ti stai dando, ti sei dato sulla, su questa crisi dell'Inter? Insomma, credo che adesso la possiamo anche chiamare così. Ah, io seguo in maniera attentissima le analisi precise e puntuali di Filippo, al di là della partita di oggi, del racconto della partita di oggi. Filippo è una vita che parla di Handanovic, Filippo è una vita che parla di Gagliardini, Filippo è una vita che parla dei cambi di Inzaghi, e ripeto, è un dato di fatto incontrovertibile che in questo momento l'Inter sia in difficoltà. Mi sembra chiaro, evidente, oggettivamente evidente. Adesso si inventano qualche cosa, l'infortunio di Lukaku ovviamente fa il resto e l'Inter è in difficoltà. Adesso non so come ne usciranno, credo che in questo momento, e non so quanto abbia lo spessore o l'esperienza di poterla reggere, la pressione su Simone Inzaghi diventa veramente pesante. Sì, e diventano pesanti le due partite con Torino e Udinese che l'Inter dovrà giocare adesso in campionato. Noi dobbiamo andare in pubblicità. Avevi promosso Dzeko e Lautaro sicuramente e Onana, esatto. Confermi o cambi? Onana lo confermo, al di là di quell'incertezza che per fortuna non ci è costata niente. Insomma, mi dà un'impressione di essere, come dicevo prima, uno che può dare sembra sicurezza. Sembra scattante, un elastico tra i pari. Sì, ma poi voglioso. Poi, ragazzi, ricordiamoci che questo portiere non ha giocato per un anno, Quindi non ha giocato per un anno per le vicende che sappiamo sulla vicenda doping. Quindi per un anno non ha giocato. Negli ultimi due anni ha giocato, se non sbaglio, 18 partite, quindi anche un po' arrugginito. Direi che oggi ha giocato un'ottima partita, quindi gli confermo il 7. Per quanto riguarda gli altri... è veramente dura, promuovo Dzeko per il primo tempo, il secondo si è visto poco, però è l'unico che ha provato a cucire un po' i reparti, che è venuto a prendersi la palla sulla tre quarti, ogni tanto sulla fascia, che cercava di accorciare le distanze tra centrocampo e attacco, rinunciando al ruolo di prima punta per cercare di portare su qualche pallone, ce l'ha fatta, ha avuto anche un'occasione, gli do 6. E poi diventa molto difficile. Non sei obbligato a mettere il terzo, Mkhitaryan. Mkhitaryan in fase difensiva ha sofferto come gli altri, però l'ho visto più propositivo in fase offensiva, nel giocare i palloni, qualche buono spunto, 6. E per quanto riguarda i down, vabbè, c'è l'imbarazzo della scelta. Secondo me il peggiore di tutti è stato Brozovic proprio zero oggi, doveva giocare tanti palloni, doveva farsi vedere, doveva essere quello che dava le geometrie alla squadra, non si è mai fatto vedere né in interdizione né in costruzione, era sempre nascosto, ciondolava, 4 Brozovic, ed è strano perché lui comunque è stata la colonna dell'Inter per anni, in questo inizio di stagione non bene. Poi vediamo quindi Brozovic 4, giusto? Brozovic 4, chi è che è entrato dopo? Gosens, né carne né pesce, 5. E poi qualcuno della difesa, D'Ambrosio, no? Vabbè, ma D'Ambrosio, secondo me tra i tre il peggiore oggi è stato Skriniar. C'è anche Correa, che ha avuto un'occasione gigantesca. Correa. Sì, anche mettiamo Correa, così tagliamo la testa al toro, che io dico... sempre nei pensieri di tutti. Credo che fosse l'83esimo, 82-83, sì, sì. Quindi sì. Fai conto che da lì in poi mancavano ancora 10 minuti. Tu segni quel gol lì, che è un gol semplice da attaccante, lo fai, e poi hai 10 minuti per sperare nella buona sorte e provare a pareggiare, regali 10 minuti di ansia a San Siro e di speranza a San Siro. Invece Correa riceve quel pallone lì assolutamente casuale e neanche pensa a cosa sta facendo, cioè è incredibile, quindi 4 a Correa. 4 anche per Correa.